Vi ricordate il metaverso? Quel mondo, o meglio dire quei mondi basati sulla blockchain, all'interno dei quali voi potevate muovervi e interagire come in un videogioco, ma grazie alle più recenti tecnologie, il tutto acquisiva un valore più reale e concreto. E lo so, molti di voi pensano che il metaverso, in generale il mondo delle cripto, sia morto, non esista praticamente più. Ma la realtà dei fatti è semplicemente che nel 2020, nel 2021, molte aziende hanno investito eccessivamente in questa tecnologia perché pensavano che la pandemia sarebbe durata più del previsto, cosa che in realtà purtroppo per fortuna non è stata, e questo ha causato un'enorme fuga del pubblico da questo mondo, perché banalmente molte meno persone erano costrette a stare all'interno delle loro case, e questo ha causato l'attuale diminuzione del valore dei vari asset. Ma la realtà è che questa tecnologia è tutt'altro che morta, ci sono tuttora tantissime aziende che stanno dando lavoro a migliaia di lavoratori per continuare a sviluppare e a migliorare il mondo dei metaversi, delle cripto e della blockchain. E un'azienda o exchange molto molto importante in questo campo è BitGet, e ve ne parlo perché appunto proprio in questi giorni stanno collaborando e stanno inserendo all'interno del loro launchpad i token di un metaverso molto interessante che secondo me ha un sacco di potenziale futuro, ovvero Halo World. Perciò mi raccomando, se volete cogliere questa occasione, state con me fino alla fine, perché poi vi mostrerò come ottenere questi token durante il periodo di launchpad, che tra l'altro dura fino a questa sera. Quindi mi raccomando, dopo aver visto il video, se siete interessati, affrettatevi a cliccare nel link. Ma prima, breve presentazione di Halo World. Il progetto Halo Metaverse mi ha colpito molto perché, oltre ad essere il classico mondo videoludico all'interno del quale voi potete muovervi e interagire con gli altri personaggi, ha una feature molto interessante che secondo me darà un sacco di valore, soprattutto se siete artisti, in particolar modo 3D. Infatti una delle funzioni principali che avrà questo metaverso è quello di poter scambiare valore tra il mondo reale e quello digitale. Detto in parole povere, voi potrete comprare o acquistare dei modelli 3D o degli oggetti che poi potrebbero anche esservi spediti sotto forma di oggetti reali. Quindi, per fare un esempio più specifico, magari un artista può creare un modello 3D che poi può essere acquistato da un altro professionista, oppure un'azienda può inserire all'interno di alcuni show o alcuni negozi nel metaverso di Halo alcuni modelli 3D, per esempio di una scarpa, di un vestito, che voi potete acquistare e poi verrà spedito nella vita reale. Tutto questo per velocizzare e ottimizzare gli acquisti online tramite la blockchain e dare anche un megafono di visibilità a tutti quelli che magari sono artisti underground di modellazione 3D. E questo, come dicevo, mi ha colpito molto perché dà a questo metaverso un senso non solo videoludico ma anche pratico, lavorativo. Ah, inoltre penso sia interessante specificare che in questo progetto investono realtà molto molto grandi, magari vi metterò qui uno screen. Inoltre, ulteriore cosa che lo rende interessante in questo momento è che quando si investe in un progetto del genere in fase di launchpad, chiaramente non sempre, non c'è una probabilità del 100%, solitamente si riesce ad accaparrarsi il loro token a un valore inferiore rispetto a quello che poi sarà nel periodo successivo. Perciò, adesso che conoscete il progetto e quello che potrebbe essere il futuro potenziale, se volete partecipare a questo launchpad vi spiego subito come fare. Ok ragazzi, eccoci qui all'interno di BitGet. Prima di andare a vedere la sezione Launchpad, che è appunto quella che ci interessa, vorrei farvi una piccola presentazione di questo exchange. Lo sto testando infatti da qualche tempo e devo dire che è uno dei migliori e soprattutto più vari in circolazione, sia perché, come potete vedere, offre la possibilità di fare trading con davvero un sacco di criptovalute. Ci sono praticamente tutte, da quelle più grandi, magari ottime per il lungo termine, fino ai progetti più piccoli e rischiosi. Potete fare semplici acquisti spot, quindi per esempio appunto per un piano di accumulo nel lungo termine, oppure fare trading anche di futures, quindi ci sono strumenti anche per tutti quei trader che hanno un livello di rischio un po' più alto della media. Potete fare anche, questa è una nuova sezione, copy trading, sia anche qui di spot che di futures. Una sezione earn, dove voi potete mettere in staking le vostre criptovalute. Come vedete ce ne sono davvero tante, potete vedere anche la percentuale che vi tornerà. Di alcune è veramente alta, magari quelle solitamente più rischiose. La durata dello staking è praticamente per tutte flessibile, quindi potete decidere quanto tempo tenerle. Così, se magari succede qualcosa che non vi piace molto, potete decidere di interromperlo istantaneamente e recuperarle. Tra l'altro, se questa piattaforma vi interessa perché volete un exchange che sia vario e offra davvero tante funzioni, guardate il video fino alla fine, perché appunto, essendo un video in collaborazione col team di BitGet, mi hanno dato un link affiliato apposito che vi darà dei bonus esclusivi, dura fino a fine marzo. Lo trovate qui in descrizione e appunto più avanti nel video vi dirò in cosa consistono questi bonus. Ma passiamo adesso finalmente alla sezione che interessa a noi, ovvero quella del launchpad. Come vedete, una volta cliccato vi ritroverete in questa schermata con il launchpad attuale di Halo, a cui arriveremo dopo, e poi qui sotto quelli passati. Ce ne sono stati un bel po' e continuano a farne con tempistiche regolari, quindi se vi iscrivete vi consiglio di darci sempre un occhio perché magari potrebbe uscirne uno nuovo, ma comunque se mi seguite io cercherò di tenervi aggiornati. Quindi cosa dovete fare voi?
voi per registrarvi, innanzitutto cliccate ovviamente sul progetto. Una volta qui potrete vedere il tempo rimanente e semplicemente voi dovrete cliccare registrati, e perché la registrazione vada a buon fine chiaramente dovete essere prima registrati a BitGet e avere completato il KYC, quindi la verifica d'identità che ormai viene richiesta da qualsiasi exchange. Qui in basso invece potete vedere tutta la programmazione del lancio, infatti dal 28 febbraio fino al 2 marzo è il periodo della registrazione. Probabilmente questo video uscirà molto a ridosso perché per vari problemi non sono riuscito a farlo uscire prima, infatti magari vi consiglio di seguirmi per i prossimi, dove cercherò magari di far uscire il video un pochetto prima. Dopodiché dal 2 marzo fino al 3 marzo potrete accumulare questi ticket, che come vedete sono il metodo per ottenere i vostri ALO, quindi i token di questo progetto, che in totale ne sono messi in palio 2 milioni e mezzo e 10.000 ticket. Infatti un ticket corrisponde a 250 ALO, mentre un ALO come vedete vale 0,02 USDT, perlomeno questo è il prezzo di lancio, poi appunto potrebbe salire o scendere. E come fare per ottenere questi ticket? Nel periodo appunto di ticket accumulation, quindi dal 2 marzo fino al 3 marzo, voi non dovrete far altro che tenere in hold alcune cripto di qualsiasi tipo, sia nel portafoglio spot che in quello futures. Il sistema farà questi snapshot in modo casuale durante la giornata e in base al valore di quell'hold vi verranno dati più o meno ticket. Questa è la tabella per capire più o meno quanti ticket potete aspettarvi. Dopodiché alla fine di questo periodo di snapshot il sistema calcolerà quanti biglietti vi deve e vi verranno distribuiti. E infine la lotteria per scoprire quanti e quali dei vostri biglietti sono vincenti avverrà il 3 marzo alle 13. Comunque magari vi metterò qui a schermo tutte le tabelle in modo che possiate controllare da soli. E infine se avrai dei biglietti vincenti potrai scambiare i tuoi BGB, quindi il token ufficiale di BitGet, con i token ALO di pari valore. Ma la cosa bella è che registrandovi vincerete qualcosa in ogni caso. Infatti tutti gli utenti che avranno dei biglietti anche non vincenti potranno partecipare a un airdrop che andrà da 10 a 100 BGB, quindi appunto il token di BitGet. E passiamo adesso alla fase finale del video, ovvero appunto quello che voi potrete ottenere se vi registrate col mio link affiliato. Infatti come vi dicevo, visto l'inizio della nostra collaborazione, BitGet mi ha fornito una promozione esclusiva che durerà fino al 31 marzo, ovvero registrandovi a BitGet col mio link affiliato che trovate come sempre qui in descrizione oppure nel primo commento pinnato, otterrete innanzitutto il solito sconto sulle commissioni e quello varrà per sempre, mentre invece per chi si registrerà entro il 31 marzo e farà il suo primo deposito, otterrà un bonus in base alla grandezza di quel deposito. Vi faccio un esempio più chiaro mettendovi magari qui lo screen di tutti i bonus che potrete ricevere partendo da un deposito minimo di $200, che è diciamo la base se volete iniziare ad investire in criptovalute. E come potete vedere, più depositerete più sarà grande il bonus che vi tornerà indietro. Perciò siccome queste sono cifre che comunque dovreste investire in ogni caso perché meno non ha molto senso, se lo farete entro il 31 marzo otterrete anche qualcosa indietro. Comunque sono tutti soldi che possono poi essere reinvestiti oppure utilizzati appunto nel launchpad che vi ho fatto vedere in questo video. Unica cosa, questo bonus è valido soltanto per le prime 100 persone che si registreranno questo mese. Perciò se BitGet dopo questo video vi è interessato, pensate sia una piattaforma degna di essere provata, oppure se volete partecipare al launchpad di Halo, nonché a tutti quelli che ci saranno in futuro e ottenere questo bonus, trovate come sempre il link qui sotto. L'ho detto fin troppe volte, ma fidatevi che c'è sempre gente che continua a dire dov'è il link, dove sono i link, e quindi lo ripeto più di una volta così magari capite tutti. Detto questo, per il video di oggi è tutto, fatemi sapere se parteciperete al launchpad di Halo e soprattutto se volete altri video su BitGet, magari su una sezione dedicata. Per esempio potrei fare alcuni test, magari proponetemi qualcosa qui sotto. Io vi saluto, vi ringrazio per il vostro tempo e vi do appuntamento come sempre alla prossima.